Eccomi. La settimana scorsa non sono riuscito a fare il video e mi dispiace come sempre, ma stavolta sono stato un po' a mare anch'io. Un paio di signore nel video precedente però hanno suggerito nei commenti di parlare un attimo di disturbo antisociale di personalità. Va bene, online c'è già un po' di tutto, quindi spero di farlo un po' peggio. Sono un tipo antisociale, non mi importa mai di niente, non mi importa dei giudizi della gente. Anche perché gli antisociali veri non vanno spesso dagli psicologi e io penso di averne ricevuto solo uno e non ho neanche avuto la possibilità di dirglielo perché ha abbandonato prima. Però ho lavorato in carcere e penso che un paio di antisociali serissimi li ho incontrati e poi un po' antisociale. Forse lo sono pure io. E forse pure tu. E voi bimbe sognatrici della vita delle attrici, attenzione da me state alla lontana. Quindi se guardi tutto il video, iscriviti al canale, se no ti faccio conoscere la mia amica. Comunque, anche se non ho incontrato molti psicopatici nella mia vita, infatti sono ancora vivo, ho studiato queste cose e studiare le cose significa essere capaci di riconoscerle quando si vedono e soprattutto essere capaci di capirle. E in questo momento storico stanno venendo fuori un bel po' di antisociali. Gli antisociali non sono complicatissimi, ognuno di noi ogni tanto può essere antisociale. Ad esempio, tu ce l'hai il Green Pass, ma gli antisociali sono tutti brutti e pericolosi. Non è vero. Non è sempre vero, mamma mia che caldo queste cose. Anche perché se dentro di noi c'è la possibilità di essere antisociali, significa che essere antisociali ci è servito come specie, altrimenti le società non sarebbero mai cambiate. Chi cambia la società è sempre un po' antisociale. Comunque, per capire bene le cose di cui parleremo, sarebbe utile che tu abbia già visto il video sulla personalità e sulla personalità disturbata, altrimenti ci confondiamo. Comunque, se non l'hai visto, fallo dopo. Hai presente Gesù e Batman? Non possiamo negare che un po' antisociali lo sono anche loro. Per non parlare di Hitler, o meglio, Hitler è l'antisociale per antonomasia, uno di quelli cattivissimi, però nella sua mente stava costruendo un mondo migliore, bellissimo se non perfetto. Quindi è un bordello. Per non parlare dei partigiani, se gli antisociali mentono e disobbediscono, chi non loro ad essere ottimi candidati? Quindi è un bordello, lasciamo stare per un attimo la parola antisociale e ragioniamo. Anche perché dobbiamo partire dal presupposto che ognuno di noi pensa di essere una brava persona e di agire sempre a fin di bene per risolvere le ingiustizie. Anche Joker è Kim Mamele Mele Mu di Corea. Quindi cominciamo immediatamente a metterci d'accordo su questa cosa qui. Essere un po' antisociali è una cosa, essere antisociali è un'altra cosa. E soprattutto avere un disturbo antisociale di personalità è un'altra cosa ancora. Considera che quelli che comunemente chiamiamo psicopatici, ovvero i criminali più spietati, i dittatori più feroci e i serial killer, sono probabilmente psicopatici, ovvero hanno un disturbo antisociale di personalità. Ok, tutti quelli che commettono crimini assurdi sono psicopatici? No, o forse sì. Forse sì, non lo so, tutti quelli che ammazzano sono psicopatici? No. Ok, lo so, è un bordello. Quindi partiamo dall'inizio, da cosa è fatta la personalità antisociale? Come tutte le personalità, è fatta dai tratti di personalità. Te lo ricordi? La personalità è il nostro modo abituale di fare esperienza e si struttura prima di tutto sui cosiddetti tratti. I tratti sono la parte, la componente più piccola della nostra personalità e sono geneticamente determinati. Cioè nasciamo con alcune istruzioni di base, ad esempio si nasce estroversi o si nasce prevalentemente introversi. Una persona estroversa avrà maggiore facilità a socializzare, una persona introversa sarà possibilmente molto più riservata e tendente all'isolamento. E quindi come nascono tendenzialmente le persone che potrebbero diventare antisociali? Le persone di questo tipo potrebbero nascere tendenzialmente con tre tratti di personalità. Uno
quello oppositivo, cioè quello che le predispone all'attacco, quello impulsivo, cioè quello che le predispone ad agire prima di pensare alle conseguenze, e di conseguenza col tratto che viene definito della coscienziosità, ovvero la capacità di immaginare eventuali conseguenze negative e quindi di cambiare atteggiamento e comportamento. Quindi le persone antisociali sono tendenzialmente impulsive, oppositive e incoscienti. E basta? No, non basta, perché ci siamo già detto un sacco di volte. I tratti predispongono il comportamento, ma poi possono essere controllati e possono degenerare sulla base di fattori educativi o esperienziali in genere. Cioè, un tratto di personalità in ogni caso riesce ad avere flessibilità. Quando il tratto è disturbato diventa rigido e si esprime in ogni contesto. Cioè, se io sono una persona tendenzialmente estroversa, questo non significa che davanti al Papa mi metta a fare il buffone e il giullare. Probabilmente davanti al Papa rimango composto e mi faccio il segno della croce. Comunque non dobbiamo trascurare che il disturbo antisociale di personalità è uno dei più studiati scientificamente, uno sui quali sono stati fatti davvero un bel po' di approfondimenti, ed è stato scoperto che chi ha un disturbo antisociale di personalità da adulto, molto probabilmente da bambino, non è stato un bambino bravissimo, ma un bambino che ha fatto un bel po' di marachelle, e soprattutto marachelle pericolosissime, come danneggiare le cose degli altri, entrare nelle cose degli altri, uccidere gli animali e un sacco di altre cosine. Per questo non bisogna trascurare che nel disturbo antisociale di personalità c'è una fortissima componente biologica e genetica, anche perché questi bambini non è raro che sono stati educati da angioletti e non da delinquenti. Comunque anche fattori educativi ed esperienziali precoci possono contribuire a strutturare personalità antisociali. Cioè, pensaci, se io ti scanno senza motivo fin da piccolo o ti ignoro senza soddisfare minimamente i tuoi bisogni primari, tu che idea ti cominci a fare delle persone? Cominci a pensare che le persone fanno tutto schifo e che sono cattivo. Magari lo sono solo io, ma tu, se sei troppo piccolo, cominci a pensarlo di tutti e cominci a pensare che i tuoi bisogni li puoi soddisfare solo tu, ad ogni costo. Anche perché impari che non ti puoi fidare di nessuno. E quindi come cresci? Molto spesso non ci sono vie di mezzo. O cresci come un duro, o cresci come uno che ha paura. E molto spesso queste due cose coincidono. Quindi predisposizioni caratteriali, educazione ed esperienze contribuiscono a farmi diventare un po' più antisociale di quanto potrei essere. Ma queste cose bastano? No, non bastano. E adesso viene il bello, adesso viene la parte più difficile, ma più bella. Quindi concentrati. Ma perché mi invitano? Facci la foto. Se non finiamo il video non possiamo giocare. In questo canale discutiamo molto di emotività. Forse ormai c'è un video per ogni tipo di sensazione, piacevole o spiacevole, che possiamo provare. C'è un video per la rabbia, per l'ansia, per la vergogna, per la tristezza e per tutto il resto. E quindi ti ricordi cos'è la vergogna? La vergogna è la paura di essere disapprovati. Ecco, forse gli antisociali hanno un disturbo della vergogna, però al contrario, a differenza delle persone che hanno una fobia sociale o soffrono di ansia sociale e quindi che hanno il senso della vergogna estremizzato, cioè che lo provano più facilmente e più intensamente, gli antisociali questa cosa non ce l'hanno, cioè non si vergognano mai e non hanno neanche paura di essere scoperti. Tu faresti pipì dietro un albero temendo di poter essere visto? Forse no, a meno che non ti stai facendo addosso, perché il solo pensiero di poter essere scoperto ti fa vergognare. Gli antisociali invece non si vergognano, se devono fare pipì la fanno e te la fanno pure in faccia. Gli antisociali gravi. Ricordiamoci che le persone che non riescono proprio a superare il senso della vergogna per qualcosa che hanno fatto e per le quali sono state scoperte possono pure togliersi la vita. Se becchi un antisociale serio, quello non si vergogna, ne va fiero. E poi è ovvio, gli antisociali sono arrabbiati. Ragionevolmente gli antisociali possono soffrire di rabbia, dipende che infanzia hanno avuto.
possono avercela pure col mondo. E come si gestisce la rabbia? Lo sappiamo già, il miglior modo per gestire la rabbia è agire comportamenti aggressivi. Cioè faccio qualcosa di aggressivo e la rabbia scende. Mi è fatto venire in mente una cosa importantissima che mi stavo dimenticando. Una cosa fondamentale. Nel nostro DNA c'è un interruttore importantissimo, forse il più importante della specie umana. Quello che ha favorito la nostra socialità, cioè quello che ha fatto di noi la specie più sociale del pianeta. L'interruttore della reciprocità, un regolatore comportamentale fondamentale, cioè quello che fa sì che se tu mi dai una cosa, io penso che te ne devo dare due, ma sono sicuro che lo stesso vale per te. Se io ti do una cosa, tu pensi che me ne devi dare due. Ecco, negli antisociali questo interruttore è molto spesso spento e forse non funziona abbastanza bene, e quando questo interruttore non funziona si attiva quello del risentimento e della vendicatività. Cioè gli antisociali non credono che devono darti qualcosa, ma pensano prevalentemente che tu gli hai tolto qualcosa. Non lo possiamo negare, un sacco di persone nutrono rancore e risentimento nei confronti di quelle persone che non hanno fatto abbastanza, o meglio che credono che non abbiano fatto abbastanza, e magari sono convinte che se lo meritavano. Forse è vero e forse no, non importa, ma già cominci a capire cosa significa essere antisociali e da dove nasce la motivazione antisociale. Immagina di credere che sia la società a non avere fatto abbastanza, e non solo qualcuno o magari qualche tuo parente. Così cominci a capire cosa passa per la testa di un vero antisociale. Questa cosa può sembrare una bestialità, ma siamo sempre lì, ce lo siamo detti pure poco fa. Se dentro abbiamo la possibilità di poter provare queste cose, significa che ci sono servite come specie, cioè ci hanno permesso di costruire società sempre più complesse e soprattutto basate sulla reciprocità, cioè sulla necessità di fidarci l'uno dell'altro e del prossimo, in modo che ognuno possa esprimere il suo meglio. Io la vedo anche così. Queste caratteristiche in alcune persone hanno permesso all'umanità di liberarsi dall'oppressione e dall'obbedienza incondizionata. Attenzione però a quando ci sentiamo vittime, e vittime non lo siamo. Attento o attenta quando ti senti vittima, e vittima non lo sei. Ok, adesso possiamo parlare del disturbo antisociale di personalità e degli psicopatici, anche perché se mettiamo insieme tutte le cose che ci siamo raccontati finora e le esasperiamo, otteniamo gli psicopatici. Alcuni dicono che gli psicopatici sono cattivi perché non sono empatici. Secondo me non c'entra niente, ma forse è proprio il contrario, cioè gli psicopatici sono molto empatici. Ti ricordi quando ci siamo raccontati che l'empatia è il sistema di decodifica delle emozioni altrui? Cioè l'empatia è quella cosa che ci permette di capire come stanno gli altri. Grazie alla mia empatia, se tu sei triste, io mi accorgo che tu sei triste senza essere triste pure io. Cioè tu sei triste e io me ne accorgo, e quindi posso agire comportamenti consolatori. Vedo che sei triste e ti compro un gelato, ma non necessariamente io devo essere triste, probabilmente non lo sono, però vedo che tu sei triste e io ti compro un gelato per far alzare il tuo umore. Se invece fossi psicopatico e ti vedessi triste, ne sarei felice, godrei della tua tristezza, perché la tua tristezza è il mio piacere, la tua paura è il mio piacere. Questo è il problema degli psicopatici, che godono quando gli altri soffrono e godono ancora di più quando sono loro a farli soffrire. Ed è questo infatti quello che si vede nei film, cioè gli psicopatici godono nel procurare dolore. Se la vista del sangue nelle persone normali, nella peggiore delle ipotesi o nella migliore delle ipotesi, genera disgusto, il loro può generare piacere. Praticamente, oltre a non funzionare il senso della vergogna, non funziona neanche affatto il senso di colpa. I motivi per i quali i psicopatici fanno queste cose qui si possono pure sprecare e addirittura risolversi nella poesia. Lo fanno per vendicarsi del mondo e delle ingiustizie subite da piccoli. Probabilmente, forse sì, ma non importa. L'importante è che capiamo che nella maggior parte dei casi fanno queste cose qui per provare piacere. Comunque, quello che mi piacerebbe fare passare da questo video qui è accettare che si può essere antisociali in due modi diversi. Il primo è mossi da motivazioni positive
e costruttive, e il secondo è mossi da motivazioni negative e distruttive. Cioè, io penso che una cosa sia essere antisociali e quindi scagliarsi contro l'autorità e contro le leggi per salvare vite alla Carola Rackete, e una cosa essere antisociali e magari dare fuoco ai boschi perché pensiamo che tutto fa schifo e che tutto merita di essere distrutto da noi, perché niente merita di essere protetto. Comunque dai, sono gentile, se sei arrivato fin qui mostrando curiosità per questo video, per favore ti invito a mettere un like e magari iscriverti al canale, in questo modo rafforzi la mia motivazione a proseguire a fare altri video. Grazie e alla prossima. Ciao ciao.